sull'argomento, che questa sia una riunione politicizzata con delle bandiere, una riunione di parte, una parte della città. Io devo smentire questa affermazione, nel senso che siamo il più trasversali possibile. Vedo i consiglieri comunali, vedo forze politiche, vedo gente comune, vedo commercianti, vedo cittadini di questa città. Per cui è una manifestazione libera, aperta, che vuole ribadire un principio, che è quello che una strada, un parcheggio di 500 metri, con un traffico veicolare che state e potete osservare, è finalmente resa libera per almeno un mese l'anno, da 15 anni a questa parte. E tutto questo lo si è fatto grazie al contributo di 90 folli commercianti e dei sponsor che ci sono stati accanto in queste edizioni. Non era mai successo che un'amministrazione comunale fosse di sinistra, di destra, di centro, di nord, di sud, di est e di ovest avesse mai negato l'isola pedonale natalizia in via Emilia. Per cui è inspiegabile il comportamento di questa amministrazione, almeno fino a questo momento, la quale ha deciso di non risponderci. Ci ha convocati, siamo stati ascoltati, abbiamo prodotto il nostro programma che per male ricalca quello degli ultimi 15 anni. Io ripeto, non è un giorno che noi siamo sulla via dei Mille, sono 15 anni, ma non c'è stata altra comunicazione in merito. Per cui allo stato delle cose si parla e si mormora che l'isola pedonale potrebbe essere fatta invece che in via dei Mille, al posto della via dei Mille, sul piano San Martino. Noi non abbiamo pregiudizi al fatto che sul viale San Martino si possa fare un isola pedonale, perché non abbiamo mai detto no agli altri colleghi delle altre strade, siamo sempre stati inclusi, al punto che quando fu costituita l'associazione Mille Vetrine, questa comprendeva le due strade della città, ovvero la via Vetrine e la via Giordano Bruno. Poi per motivi diversi la via Giordano Bruno decise che la pedonalizzazione natalizia o permanente non era, diciamo, nei loro intenti. Quindi diciamo, siamo rimasti noi con la via dei Mille e financo due commissari, quindi non dei sindaci come le giunte o dei consiglieri comunali, ma ben due commissari ci concessero l'isola pedonale e la concessero alla città di Messina. E noi chiediamo e abbiamo chiesto con umiltà, come sempre abbiamo fatto, di poter avere 30 giorni di pedonalizzazione in modo da poter allestire, addobbare, illuminare e insonorizzare le vie Mille secondo quella che ormai è diventata una tradizione conclamata per la città. Una richiesta che parte da più parti, una manifestazione che viene apprezzata da migliaia e migliaia di messinesi, i quali fosse anche lunedì mattina, ma con una bella giornata, sono venuti a passeggiare sulle vie Mille. Le presunte difficoltà viarie che vengono motivate alla prima risposta ricevuta con un no all'isola pedonale delle Mille di fatto non esistono più da quando abbiamo avuto l'allargamento della fossa di Alafarina, quindi un parcheggio per 200 auto, la possibilità di parcheggiare a pagamento anche in Piazza del Popolo, un sistema di autobus che ahi noi funzionava molto bene fino a qualche mese fa. Per cui l'ultima edizione della pedonalizzazione delle vie Mille non ha avuto nessun contraccolpo in termini viari e nessun danno erariale per la mancata esazione dei parcheggi sulla via Mille. Per cui diciamo che tutto sommato questo è un pretesto. Volevo un attimo entrare ritornare sul discorso della isola pedonale viale San Martino o via dei Mille. Qualcuno, e mi riferisco al fronte del no isola sulla via dei Mille, sostiene che è il viale San Martino il salotto buono della città. Mi permetto di confermare questa idea che il viale San Martino è il salotto buono della città, ma non è l'unico salotto buono della città. Vorrei ricordare semplicemente un dato piccolissimo: sulla via dei Mille ci sono 90 fra le migliori aziende di questa città e 90 aziende di proprietà di messinesi con dipendenti messinesi, e questa è già una grande differenza rispetto all'attuale viale San Martino, che ha cambiato moltissimo la sua costituzione interna. Ma noi, ripeto, non siamo
per le esclusive, sei colleghi del Viale San Martino ritengano che quel viale con quei marciapiedi così ampi abbia necessità di essere pedonalizzato per poter contenere ancora più persone, che lo chiedono, ma soprattutto che se ne prendano cura, perché la differenza sostanziale è tutta qui. In Via dei Mille questi 90 commercianti da 15 anni mettono le mani in tasca per offrire gratis a tutta la città di Messina e non ai propri clienti, offrire 500 metri di un tessuto urbano rigenerato, ripulito, finalmente libero dalle macchine, e anche di farci passeggiare i cani, perché qualcuno dice, volendo denigrare gli straordinari di Via dei Mille, che serve a fare passeggiare i cani. Ce ne fossero altri 100 di posti dove fare passeggiare i cani, le carrozzine, i bambini, i disabili e tutte le persone che hanno bisogno di spazi alternativi che non siano il metro cubo della propria autovettura. Quindi ribadisco, non c'è nessuna opposizione al fatto che i consiglieri comunali abbiano giustamente proposto non un'alternativa, ma un'aggiunta all'isola natalizia, che sia la più grande possibile. Anzi, serve una sana competizione tra zone della città, può servire semmai a fare crescere l'interesse verso la propria città e non fare scappare la gente verso i centri commerciali artificiali che offrono distrazioni, sono molto attrattivi rispetto alla strada che state vedendo. C'è gente che non riesce a passeggiare sui marciapiedi perché sono stretti e vorrebbero passeggiare liberamente e godersi le vetrine della propria città e non di un capannone refrigerato e illuminato per concorrenza. E ricordo inoltre all'amministrazione che ancora non ci ha dato risposta, che la quale sostiene che ci siano dei commercianti all'interno della Via dei Mille contrari a questa penalizzazione, che abbiamo avuto modo in questi 15 anni di sondare un po' il terreno e di capire che di fatto le resistenze più grandi sono su poche decine, forse anche meno, forse non arrivano a 10 commercianti che sono contrari addirittura anche all'isola della natalizia, perché temono il cambiamento. Noi abbiamo dei dati statistici, ma non siamo bravi noi, questi dati comunque sono reperibili ovunque, dove ci sono le isole comunali permanenti, il commercio rifiorisce, e rifiorisce il commercio attorno a qualche centinaio di metri attorno a un'isola pedonale strutturata e arredata. Quello che chiediamo in fondo è di rispettare il volere delle più di 2-3 mila persone che hanno firmato per avere un'isola pedonale permanente in Via dei Mille con la precedente amministrazione, e riteniamo doveroso che non si possa escludere la Via dei Mille da qualsivoglia ragionamento presente e futuro sulla pedonalizzazione di una via commerciale della città. Non è giusto, non è possibile che questa strada, che ha dato tanto, purtroppo solamente a Natale, a questa città, venga esclusa dai ragionamenti di logiche politiche che vogliono contrapporci ai colleghi del Viale San Martino o chissà anche ai colleghi della Via Cavour, perché alle volte abbiamo visto che nelle firme di raccolta contro la penalizzazione della Via dei Mille firmavano addirittura o venivano catturate artatamente le firme dei colleghi della Via Cavour, come se noi fossimo un danno anche a distanza di qualche chilometro. E noi abbiamo chiesto semplicemente che ci dessero questi 30 giorni di penalizzazione in questa fase. Ovviamente non molleremo la presa, non molleremo il ragionamento secondo il quale avere un'isola pedonale permanente sia un sogno per tantissimi messinesi, sia un argine contro la fuga dei nostri clienti consumatori verso i centri commerciali artificiali, e soprattutto che l'unico spazio che dà un senso di Natale, l'unico spazio dove incontrarsi per strada, riconoscersi, scambiare quattro chiacchiere in un percorso che coinvolge, ripeto, 90 fra le migliori aziende che Messina ha, sia una cosa criminale, un gesto e uno schiaffo che questa città non si merita. Grazie a tutti ancora. Thank you.
sono